Ciao a tutti, io sono Francesco e oggi nuovo video unboxing a tema Giappone. Infatti mi è appena arrivato un bel pacco direttamente da Tokyo con un sacco di cosine nerd molto interessanti. Prima di iniziare con l'unboxing facciamo due premesse fondamentali, anche perché vi spiego un attimo come funziona la spedizione Italia-Giappone o viceversa. Partendo dal presupposto che molto gentilmente questo pacco mi è stato inviato, ovviamente ho pagato e sia chiaro, da un mio amico che vive là, Antonio, che ringrazio veramente di cuore. Dunque molto semplicemente ho dato la lista al mio amico delle cose che volevo, lui me l'ha comprate, me l'ha imballate dentro questo pacco di tè, se non erro, guardate che bello, vabbè, a parte boiate, e me l'ha spedite. Attenzione, la spedizione è un tasto molto molto dolente, infatti per quel pacco qua, 1,5 kg è circa, abbiamo pagato 35 euro, dunque parecchio. Dunque valutate bene, ecco, se il gioco vale la candela. Se fate come nel mio caso, che prendete due stronzate di Demon Slayer di Mero Academia, ecco, fatevi due domande. Come spedizione abbiamo utilizzato EMS, come tempistiche sono passati circa 15-20 giorni ed era la spedizione più economica per i pacchi grossi. Invece per i pacchi piccolini, come quello di Demon Slayer che ho ordinato a tipo metà ottobre, 25-26 ottobre, adesso non ricordo, ecco, quello è ancora in viaggio, però quello me l'hanno mandato come, secondo me, lettera, avranno pagato molto meno, però boh, non si sa neanche dove sia. Dunque, se volete comprare qualcosa dal Giappone, ben venga, ecco, trovate diversi siti qua sotto in descrizione, come Mandarake e tanti altri, ma attenzione alle spese di spedizione, che comunque sono alte, è corretto, ecco, ma soprattutto alla dogana. Nel mio caso non sono incappato in questa piaga perché il valore interno di quel pacco qua è sotto ai 25 euro, dunque per farvela breve ho pagato più di spedizione che di pacco interno, ma vabbè, avevo voglia e dunque l'ho fatto. Detto questo, direi di passare subito all'unboxing. Dopo un quarto d'ora sono finalmente riuscito a togliere lo scotch. Comunque, ho ordinato dal Giappone tantissima carta da giornale. Ecco qua, ragazzi, il contenuto. Possiamo anche chiudere qua il video. A parte questa gag da bambino di 2 anni, mi ha messo ovviamente la carta per evitare urti. Comunque è servito. Dopo magari mi sfoglio un po', cerco se riconosco magari qualche manga, anime, boh. Qui abbiamo qualcosa contenuto dentro il sacchettino di carta. Io più o meno so cosa ho comprato, ovviamente l'ho pagato, però mi ha detto che ha messo dentro qualche extra, qualche regalino, dunque sono molto curioso. Partiamo con un pezzo da 90, ovvero la lattina di caffè prendizzata di Demon Slayer. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Che bella! Questo qua il prezzo dovrebbe essere tipo 200 yen, dunque dopo vi metterò il cambio attuale qua sotto, però secondo me è 1,50 euro. Questa io, ragazzi, non so se la berrò mai oppure no, però guardate quanto cavolo è bella. Non lo so, ragazzi, cosa dite? La beviamo magari in live o la lasciamo tipo in esposizione? Boh, non lo so, comunque, primo oggetto che avevo paura che si rompesse, perfetto. Questo qui è un omaggio gentilmente offerto da Antonio, che ringrazio veramente di cuore, ovvero il portachiavi di Kingdom Hearts. Adesso lo tiriamo fuori, veramente grazie di cuore Antonio, non dovevi, perché comunque mi hai già fatto un mega favore, dunque non dovevi, però grazie di cuore. Adesso lo andiamo subito ad aprire, ed ecco qua il portachiavi. Credo che questi qui siano quelli, tra virgolette, dove uno apre il pacco e vanno un po' a random. Io personalmente ho giocato solo al 3 di Kingdom Hearts, sbagliando, dunque devo assolutamente recuperarmi anche gli altri. Comunque, omaggio graditissimo, dunque grazie anche di questo. Continuiamo con un altro omaggio, dunque di nuovo grazie mille Antonio, ovvero la spillona di Attacco dei Giganti. È veramente grande, guardate rispetto alla mia faccia, e vi ricordo che a brevissimo uscirà l'ultima stagione, se non erro l'8 dicembre. Dunque, ecco qua la spilla. Ora passiamo a un pezzo che ho voluto io, dunque proprio questo qua l'ho acquistato, proprio ho detto voglio questo. Ovvero me l'aveva mandato su Telegram questo. Cos'è, ragazzi? È il separè piccolino, ovviamente, di Demon Slayer. Guardate che bello. Adesso, qua sono tutti quelli che uno può trovare. Adesso questo qua lo apriamo perché uno l'ho preso per me e uno per la mia ragazza che glielo regalo per Natale. Dunque, Alessia, se stai guardando questo video, piccolo spoiler. Vabbè. Comunque, adesso lo apriamo e ve lo mostro. Ecco l'esterno, molto faigo. Questo video qua non so quanto durerà, ragazzi, perdonatemi, ma sono veramente molto felice. Vediamo cosa ho trovato, ripeto, è randomico, dunque io pregherei di trovare quello in copertina, ma sono sfigato, vediamo. Beh, vabbè, dai. Vabbè, dai, non è male, non è male. Ed ecco qua il separè, guardate che bello. Cioè, è veramente faigo, questo qua costava tipo 3,50 euro, Dunque uno, per esempio, lo può appoggiare qua dietro e viene una figura bellissima, guardate che bello. Dunque 3,50 euro, insomma, li vale tutti. Seconda confezione, io volevo trovare questo, però vabbè, sfiga vuole che non l'ho trovato. Comunque questo qua è per la mia ragazza, resisto a non aprirlo, però ragazzi, vorrei troppo aprirlo. Altro regalino extra, sempre a tema Kingdom Hearts. Dunque nuovamente grazie, credo che siano tipo dei posterini, no, neanche, dei quadrettini, ecco.
Adesso andiamo ad estrarlo e vediamo cosa ho trovato. E che bello, ragazzi, ma guardate che bello. È in legno, eh. Cioè, adesso non so il quanto possa costare, però, secondo me 5-6 euro li vale tranquillamente. Cioè, in Giappone parlo, eh. Guardate che bello, bellissimo. Dunque, grazie anche di questo, Antonio, grazie. Poi abbiamo l'11° numero di Demon Slayer. Questo qua è sempre per la mia ragazza, lo voleva un sacco. E dunque, eccolo qua. Guardate, ragazzi, non commento, però vabbè. Il prezzo di questo, ragazzi, è di 400 yen con sovracoperta. Lo sapete che in Giappone i manga hanno la sovracoperta. Non vi posso mostrare all'interno, però come qualità di carta è circa una Star Comics. Ecco, un volume Star Comics come qualità di carta è come un volume giapponese. Passiamo a un altro oggetto sempre di Demon Slayer, ovvero questo qua. Io non lo posso aprire perché è della mia ragazza, però credo che siano, vedete, dei quadrettini, dei posterini piccolini dei personaggi. Questi qua costavano circa 300-400 yen, dunque 2-3 euro, tutta roba veramente poco costosa, poco onerosa, ecco. Passiamo a un'altra sorpresa contenuta qua dentro, che io non so cosa sia. Magari è uno Shinkishi originale di Toriyama? Boh, stiamo a vedere, vediamo. Mi ha mandato, credo, un posterino firmato di una idol. Un idol di questo, non lo so, adesso io non le conosco, dunque sono ignorante in materia. Però in Giappone vanno molto e comunque fa figo, ecco. Ho un poster firmato di una idol, dunque cosa vuoi di più dalla vita? Passiamo ad un altro omaggio molto figo ed interessante, ovvero la tessera della metro, ovvero la Suica, brandizzata a tema di Demon Slayer. Ragazzi, in Giappone c'è una monomania, secondo me, incredibile. Stanno veramente facendo tutto a tema di Demon Slayer. Altro volume, sempre per la mia ragazza, che è questo qua. Questo però non è un manga, ma è una novel, come potete notare. Non ci sono assolutamente, vabbè, tranne qualche tavola qua, comunque non ci sono disegni. Il prezzo è di 700 yen e non vi posso dire altro perché l'ha scelto la mia ragazza, dunque non so cosa sia. Penultimo oggetto a sorpresa di quel pacco qua è questo. Un altro, sarà un altro posterino, non lo so, adesso andiamo ad aprire e lo scopriamo. Ovvero è una carpettina di sempre queste idol qua che sponsorizzano questa marca qua, che io ovviamente non conosco, come potete notare. È una carpettina per i documenti. In Giappone, ragazzi, queste cose qua sono veramente super diffuse. Per qualsiasi cosa vi regalano una carpettina. Concludiamo questo unboxing a tema Giappone con una figure dal mondo di My Hero Academia. Il prezzo si nota è 1137 yen. 10 euro, 9 euro neanche, ovviamente ufficiale. Questa l'ha presa al... non mi ricordo se il Book Off o il Mandarake, credo Book Off. Dunque prezzi sempre veramente pazzeschi. È usata perché Book Off vende usato. L'imballaggio è quello classico di un avampresto. Mi sorge quasi il dubbio che non sia usata perché è veramente imballaggio da nuova. Cioè, quando le compro nuovo sono così. No, è nuova allora, raga, non è usata, è nuova di pacca. E dunque praticamente l'ho pagata 10 euro nuova. Vabbè, i giappi sono fatti così. Comunque ve la monto e ve la mostro. Ed ecco qua la figure montata. Ora staranno passando altre clip in sottofondo. Però ragazzi, è fatta benissimo. Comunque sono quelle che si trovano anche qua da noi. Anche se questa in Italia deve ancora uscire. Dunque secondo me uscirà fra 6-7 mesi. Non lo so, comunque veramente molto figa. A me piacciono sempre tantissimo le Banpresto perché secondo me come qualità-prezzo sono eccellenti. Contando che in Italia costano 30 euro, là costano 9, 10, 5 euro, dunque sono perfette. Il giorno che lui è andato al Book Off mi aveva mandato anche altre foto. C'erano, ragazzi, veramente dei prezzi incredibili, 500 yen per All for One. Delle robe incredibili. Vabbè, ne ho potuta prendere solo una e ho scelto questa. Purtroppo gli acquisti sono finiti, dunque il video termina qua. Spero che sia stato di vostro gradimento. È un video un po' uno speciale di Natale di Otaku Inside che scarta questi pacchi dal Giappone. Mi sono divertito veramente tanto, io adoro la roba giapponese, dunque quando unboxo quei pacchi qua sono sempre molto felice. Se volete vedere altri video di questo tipo, magari ditemelo qua sotto nei commenti, che ogni 3-4 mesi potrei pensare di fare un ordine, non ogni mese, sennò le mie tasche piangono, e poi portare un unboxing qua sul canale. Cosa ne dite? Ditemelo qua sotto nei commenti. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di seguirmi su Instagram e di passare dal gruppo Facebook. Al prossimo video, ciao a tutti!